Buongiorno a tutti, rieccoci pronti per un altro appuntamento del nostro podcast Libri per Sognatori Svegli. Oggi il volume che vi propongo è particolarmente interessante in virtù della tematica affrontata. Il titolo è Hybrids, pensi davvero di essere umano? L'autrice è Tanis Halliwell e Spazio Interiore lo ha pubblicato nel luglio 2020. Quando si parla di ibridi è immediato il pensiero a tutti quelli creati dagli umani, ibridi vegetali, animali e persino artistici. Raramente pensiamo che ci possano essere ibridi umani. Siamo portati a credere che gli esseri umani siano uguali e che le differenze riguardino tutt'al più razza, genere, colore della pelle, altezza, peso. Ci è stato insegnato a credere che tutti gli umani discendano dalle scimmie e che tutti gli esseri sulla Terra, dalle piante agli animali, agli umani, ai pesci, agli uccelli, si siano evoluti dallo stesso brodo chimico miliardi di anni fa. E se invece non fosse così? Se la passione e la curiosità per elfi, draghi, goblin, angeli e sirene che ci accompagna da sempre non fosse solo il frutto di invenzioni fantascientifiche? Pensateci. Se lo spirito lavora continuamente attraverso la natura per creare ibridi di animali, ibridi riconosciuti come tali, perché non potrebbe lavorare attraverso l'umanità per sviluppare molti ibridi diversi? Gli ibridi sono qui da sempre, dice l'autrice di Hybrids. Ma in precedenza io non ero pronta a considerare questo fatto. La vastità dell'argomento e del relativo materiale mi avrebbe sopraffatta e avrei potuto finire per rifiutare il tutto. Lo spirito ci guida passo dopo passo quando ci porta in un territorio sconosciuto, cosicché possiamo riuscire ad assimilare l'apprendimento che desidera offrirci proprio nel momento giusto per riceverlo. La vita ci offre delle opportunità per abbandonare i nostri preconcetti su ciò che è o non è possibile. Più siamo aperti a quello che l'universo vuole presentarci e più siamo capaci di vedere chiaramente ciò che abbiamo sempre avuto davanti agli occhi. Per me, quello degli ibridi è uno di questi temi. E allora, in queste pagine assolutamente fuori dall'ordinario, l'autrice ci illustra le caratteristiche primarie degli elementali, dei cugini umani e degli esseri siderali, mostrandoci come queste creature siano presenti tra noi molto più di quanto avremmo mai osato immaginare. Fornendo informazioni precise e puntuali, Halliwell ci accompagna infatti alla scoperta delle caratteristiche delle varie tipologie di ibridi umani, fornendo una risposta alla diffusa sensazione di essere diversi in un mondo umano. Lo stesso volume, Hybrids, è il frutto della collaborazione fra l'autrice e il lepreucano Lloyd. Tanis ha avuto il compito di fornire i fatti riguardo ciascun ibrido che vi si trova descritto, mentre Lloyd ha aggiunto la sua conoscenza personale riguardo a questi magnifici esseri. Inoltre, molti individui che credono di appartenere alle varie linee evolutive ibride descritte hanno arricchito il testo raccontando le loro meravigliose storie, ovviamente in modo anonimo. Penso che il tempo sia maturo, aggiunge l'autrice, per introdurre la possibilità che non tutti gli umani siano completamente umani. Accettare questa possibilità ci porta ad una comprensione più profonda delle nostre differenze e dei doni che ciascuno di noi può offrire al mondo. Trasforma il nostro mondo da uno schermo bianco e nero ad una tavolozza di colori vari ed intensi, mentre scopriamo i nostri talenti, le nostre debolezze, le ragioni per vivere e come co-creare insieme questo meraviglioso pianeta. Tanis Halliwell è una mistica del mondo moderno che ha portato la coscienza spirituale al grande pubblico per oltre 30 anni. Sin dall'infanzia ha visto e udito gli elementali, gli angeli e i maestri delle dimensioni superiori e per decenni ha svolto attività di psicoterapia, aiutando gli individui nella loro trasformazione spirituale. Dopo anni passati a credere che il suo lavoro fosse quello di aiutare gli umani a sviluppare la loro coscienza, Tanis si rese conto che l'intelligenza cosmica voleva che le informazioni sugli ibridi fossero accessibili a tutti gli esseri che vivono sulla Terra e che lo spirito aveva bisogno di un portavoce per queste informazioni. La sua speranza è che Hybrids possa offrirci la risposta intuitiva a domande irrisolte nella nostra vita riguardo a chi siamo e al motivo per cui agiamo in un certo modo. Questo è il motivo per cui il libro include anche un questionario. Esso è pensato per aiutarci a stabilire se siamo o meno anche noi un ibrido e a quale categoria di appartenenza,
nonché per fornirci delle indicazioni utili per usarne le relative caratteristiche in modo da vivere la vita al massimo del suo potenziale. E tu che ascolti, davvero pensi ancora di essere umano? Come vengono creati gli ibridi? Noi umani creiamo ibridi da molto tempo. Abbiamo incrociato una pesca e una susina per ottenere una deliziosa nettarina che è fertile e produce frutti per molti anni. Tuttavia, non tutte le nostre creazioni sono in linea con la legge divina. Alcuni ibridi non hanno un effetto positivo a lungo termine, questo è evidente specialmente oggi riguardo alle sementi. La Monsanto e la DuPont hanno creato delle sementi ibridi sterili da vendere agli agricoltori. Questi semi garantiscono dei raccolti maggiori per un anno, ma gli agricoltori, specialmente nei paesi poveri, non possono permettersi di comprare ogni anno nuove sementi sterili. Le sementi antiche, invece, si sono ben adattate all'ambiente in cui vengono coltivate e se venissero perse dalle nostre banche dei semi, ci esporremmo maggiormente al rischio di diffusione di piaghe agricole e carestie mondiali. Alcune piante ibride evidentemente provocano delle malattie negli umani. Questo è stato provato per il grano che consumiamo nel mondo occidentale. La celiachia, il diabete, l'artrite, le malattie cardiache e molti altri malanni sembrano avere una correlazione con l'assunzione di grano che per aumentare i profitti negli ultimi secoli è stato sottoposto a varie modificazioni. Gli umani hanno creato anche degli ibridi di animali, come il mulo, un incrocio sterile tra una cavalla e un asino per avvantaggiarsi delle doti di entrambi gli equini. Alcuni di questi incroci hanno un impatto positivo in accordo con la legge divina, altri no. Il maiale fu creato ad Atlantide incrociando un animale con un umano primitivo. Ebrei, musulmani e induisti possono aver dimenticato il motivo per cui presso di loro mangiare carne di maiale è considerato un tabù, ma è perché si ritiene una forma di cannibalismo. La carne di maiale rimane nel tratto digerente e si decompone velocemente. Il corpo umano non riesce a distinguere tra sé e questa carne e quindi non la digerisce adeguatamente. La pelle di maiale viene utilizzata per gli innesti cutanei sugli umani e le valvole cardiache suine sono utilizzate nelle operazioni chirurgiche. Le persone che per sopravvivere hanno dovuto mangiare carne umana affermano che ha il sapore del maiale e alcune culture primitive di cannibali si riferivano alla carne umana come a quella del maiale lungo. A livello materiale siamo capaci di creare degli ibridi e più impariamo sulla genetica, più diventiamo tecnicamente abili nel farlo. Tuttavia, gli esseri umani sono altrettanto abili nel sapere come creare un ibrido in accordo con le leggi spirituali del piano divino? Una persona dovrebbe essere un illuminato per conoscere queste leggi spirituali e avere la saggezza necessaria per applicarle. Quanti di noi sono qualificati per questo compito? La buona notizia è che gli umani, come razza, stanno aumentando la propria coscienza e iniziano a dare valore alle qualità che conducono all'illuminazione. Mentre purifichiamo i nostri pensieri e le nostre emozioni per acquisire, come dicono i buddhisti, la retta motivazione per le nostre azioni, innalziamo la nostra frequenza e ci rendiamo conto quando le nostre azioni non sono in accordo con lo spirito. Allora, per noi, diventa oltraggioso farci coinvolgere in tali azioni. Stiamo evolvendo da uomini animali a veri umani. L'animale umano si preoccupa soltanto del piano fisico e di come conquistare la natura, mentre l'uomo illuminato è motivato a co-creare con la natura in accordo con le leggi spirituali. Evolvendo come esseri illuminati, prevedo che scopriremo che non solo le piante e gli animali su questo pianeta sono ibridi, ma che esistono anche degli ibridi umani. La tradizione popolare, i miti e le religioni di tutto il mondo narrano e discutono dell'esistenza di esseri intelligenti non umani che interagiscono con gli umani. Può trattarsi di angeli, uccelli, giganti e draghi che si trovano in molte culture slegate tra loro. Spesso ci si riferisce a questi esseri come a delle divinità dotate di poteri unici e speciali che gli umani non possiedono. Nei miti occidentali, come quelli degli dei greci dell'Olimpo, questi esseri hanno avuto dei figli con gli umani, creando degli ibridi fertili, dotati di forza e poteri semidivini. Perfino nelle religioni contemporanee come il cristianesimo, si crede che la Vergine Maria sia stata fecondata dallo Spirito Santo per creare Gesù Cristo, un essere semidivino. Lo Spirito crea continuamente degli ibridi nel nostro mondo naturale, come ho dimostrato citando gli esempi precedenti. I grandi esseri,
che esistono nelle dimensioni superiori alla nostra realtà fisica, lavorano con le leggi spirituali per creare la diversità di ibridi esistente sul nostro pianeta. Lo fanno attraverso il potere del pensiero. Come dimostrato dalla fisica quantistica, sappiamo che i nostri pensieri creano la nostra realtà. Se noi umani, in quella che praticamente è la nostra infanzia nell'universo, riusciamo a comprendere questa teoria e a imparare a metterla in pratica, guarendo noi stessi e gli altri attraverso la preghiera e la manifestazione di ciò che desideriamo, allora riuscite anche solo a immaginare l'enorme potere creativo dei grandi esseri che sovrintendono la nostra evoluzione. Quelli che oggi noi consideriamo dei miracoli saranno talenti che possiederemo tutti una volta diventati illuminati. La creazione di un ibrido umano richiede l'azione simultanea di due elementi del nostro retaggio ancestrale, quello fisico e quello spirituale. Ciascuno di noi ha un elementale del corpo che costruisce i nostri corpi fisico, emotivo e mentale nel momento del concepimento, quando ovulo e spermatozoo si incontrano. Lavorando sotto la guida del consiglio karmico, composto da grandi esseri spirituali che sovrintendono la nostra evoluzione, questo elementale incorpora nel nostro veicolo corporeo, unico e individuale, la nostra ascendenza, nell'esatta misura in grado di darci la capacità di adempiere allo scopo della nostra anima in questa vita. Lo stesso elementale che costruisce il corpo in questa vita ha costruito i corpi in ogni altra vita. Conosce tutto del nostro passato, della nostra storia attuale e perfino del nostro potenziale futuro. L'elementale del corpo conosce il nostro retaggio fisico ancestrale relativo ai geni ereditati dai genitori e dagli antenati. Conosce anche il nostro retaggio spirituale, chi siamo stati nelle vite passate e anche in quali paesi e razze abbiamo le nostre origini. I nostri retaggi fisico e spirituale sono mischiati nel nostro sangue. La nostra vera essenza, chi siamo davvero, non solo geneticamente ma anche spiritualmente, si trova nel nostro sangue. Gli scienziati non lo hanno ancora scoperto perché le loro misurazioni non tengono conto dell'essenza eterica del sangue. Anche se potrebbero averlo dimenticato, è questo il motivo spirituale dietro al divieto delle trasfusioni da parte di certe religioni. È ben documentato che gli individui che si sono sottoposti a un trapianto di cuore spesso sviluppano nuovi interessi e preferenze alimentari che erano caratteristici del loro donatore. Ad esempio, nel caso di un vegetariano che dopo l'intervento era smanioso di mangiare hamburger, l'indagine ha rivelato che il suo cuore proveniva da un giovane ghiotto di carne, in particolare di hamburger. Per entrare nell'evoluzione umana come ibrido, un elementale deve richiedere il permesso sia del consiglio karmico degli umani che di quello della sua specie d'origine. Esistono diversi requisiti richiesti agli individui di ciascuna di queste stirpi. Quando un elementale fa domanda per entrare nell'evoluzione umana, il consiglio karmico accerta che quell'essere sia abbastanza forte da resistere alla volontà umana. Nella prima vita umana dell'elementale, all'ibrido potrebbe essere consentito soltanto un 10% del suo retaggio, mentre entro la decima esperienza di vita potrebbe essere diventato abbastanza forte da portare con sé il 20% del suo patrimonio ancestrale. Pertanto, più un ibrido si trova nell'evoluzione umana e più si rende conto della propria unicità. Allo stesso tempo, è anche più capace di operare nel mondo umano e, avendo imparato le leggi umane, spesso desidera indagare sulle proprie origini. Uno degli scopi principali di questo libro è assistere proprio questi individui. All'interno di una famiglia potrebbero esserci diversi tipi di ibridi. La madre potrebbe essere un ibrido di angelo, mentre il padre un ibrido di elfo. I due si uniscono e creano una prole fertile, che potrebbe ereditare spiritualmente una o entrambe le origini dei genitori, oppure essere completamente diversa. Fratelli e sorelle potrebbero anch'essi appartenere a tipi diversi di ibridi. Un individuo potrebbe aver ricevuto il permesso di entrare nell'evoluzione umana tramite questi specifici genitori, perché tra loro tre esiste un legame karmico che si può risolvere meglio trovandosi all'interno della stessa famiglia. Per non destare confusione, in questo libro ogni specie di ibrido verrà trattata singolarmente. Forse vi starete chiedendo se potreste essere più di un singolo ibrido, e la risposta è sì, ma a delle condizioni. Infatti, dipende dalla categoria di ibrido. Se siete originari di un altro sistema stellare, è possibile che abbiate avuto accesso a più di una razza sulla Terra per acquisire esperienza e aiutare ciascuna di esse. Ad esempio, i Pleiadiani hanno preso parte all'evoluzione della razza verde di delfini e balene,
Pertanto, è possibile essere originari delle Pleiadi e sentire che una certa stella sia la vostra madrepatria, mentre vi sentite contemporaneamente un ibrido di sirenide, delfino o balena. Oppure, se i vostri genitori provengono da diverse linee evolutive di ibridi, potreste identificarvi con ambo gli ibridi di provenienza familiare, perché fisicamente avete ereditato i geni di entrambi i vostri genitori. Spesso le persone mi chiedono: possiamo ritornare alle nostre origini dopo essere diventati degli ibridi? Questa domanda è importante soltanto al nostro attuale livello di coscienza. Siccome tutto di noi viene registrato nei registri akashici, nessuna informazione va mai persa. Essi includono la memoria delle nostre origini e delle molte vite che abbiamo avuto nelle altre linee evolutive. Nelle dimensioni superiori siamo tutti unici e contemporaneamente un tutt'uno, e il fatto di ritornare a chi si era in passato non ha alcuna importanza. Anche se siamo ibridi, potremmo non averne un ricordo cosciente, ma una volta appresa l'esistenza dei vari tipi di ibridi, quelle informazioni ci suoneranno come vere e avranno per noi molto senso. Ibridi elementali. Qui di nuovo Lloyd, e come promesso vi parlerò dei vari tipi di ibridi degli elementali. Noi ci definiamo elementali perché siamo costituiti dagli elementi di terra, aria, fuoco e acqua. In quanto leprecauno, io sono un elementale della terra. Siamo quelli che si incarnano di più nell'evoluzione umana rispetto agli altri tipi. Tuttavia, vorrei darvi un'idea anche degli altri elementali, nel caso in cui siate uno di loro, come a volte capita. Gli elementali dell'aria, dell'acqua e del fuoco spesso scelgono di collaborare con un umano rimanendo nel mondo elementale, invece di entrare nell'evoluzione umana come ibridi. La loro natura è talmente diversa da quella umana che sarebbe difficile per loro vivere come umani. Gli elementali dell'aria vengono chiamati silfidi e si occupano del tempo atmosferico. Gli elementali dell'acqua sono detti ondine e si trovano ovunque, dai rigagnoli d'acqua alle gigantesche cascate. Infine ci sono le salamandre, elementali che operano con il fuoco e spaziano da quelli che si occupano dell'energia kundalini dentro ai vostri corpi a quelli che portano l'energia del sole alla terra. Gli elementali della terra, quelli che hanno maggiori probabilità di entrare nel vostro mondo come ibridi, seguono un sistema gerarchico di vari ordini di clan ereditari. Tali clan si suddividono in re, principi, nobili e una gran varietà di corporazioni dei mestieri. Le corporazioni si specializzano in colori, suoni, aromi e nel lavoro con gli elementi, aria, fuoco, acqua e terra. All'interno di questi clan si trovano cacciatori, musicisti, tessitori di leggende, sarti, narratori, artisti, maghi, guaritori e guerrieri, solo per citarne alcuni. Ogni clan ha uno scopo specifico da portare a termine e che incarna l'istinto della sua natura. Gli elementali, a differenza degli umani, non pensano di voler cambiare mestiere e quando entrano nell'evoluzione umana come ibridi, spesso svolgono un lavoro in linea con quella del loro clan perché per loro è la cosa più semplice da fare. Goblin. Goblin e gnomi sono cugini dei brownie e dei pixie. I goblin amano farsi beffe degli altri e delle situazioni e hanno un senso dell'umorismo terribilmente pestifero, quello che di solito viene definito umorismo nero. Se qualcuno cadesse, rompendosi una gamba in modo ridicolo, sarebbe molto divertente per un goblin. Sono estremamente bravi a tenervi davanti a uno specchio in cui potete vedere il vostro vero sé, ma non sempre lo fanno in modo carino. Intendo dire che non potete nascondervi da un goblin. Loro vedono chiaramente la vostra più grande debolezza e potrebbero considerare un loro sacro dovere aiutarvi a superarla. Nella tragedia Re Lear, William Shakespeare trasse molta ispirazione dagli elementali e tra loro molti ibridi di elementali erano attori nella sua compagnia. In effetti, in un'altra vita aveva trascorso del tempo nel nostro mondo elementale. Comunque, uno dei personaggi nel Re Lear è il giullare, che dice sempre al re la sgradita verità riguardo alle sue figlie e agli altri personaggi. Questo giullare è un ibrido di goblin. In quello che voi umani chiamate Medioevo, gli ibridi di goblin spesso lavoravano come giullari a causa della loro prodigiosa capacità di mimare perfettamente gli altri. È uno dei loro doni più grandi. Sono i più rapidi fra tutti gli elementali. Possono muoversi velocissimamente e afferrare un'idea con altrettanta rapidità. Come ibridi nel mondo umano, sono degli splendidi ginnasti per via della loro grande agilità e del loro equilibrio, e sono degli eccellenti giocolieri grazie alla loro ottima coordinazione tra mani e occhi.
Come i troll, i goblin spesso non hanno una buona reputazione nei vostri racconti per bambini, e così i loro ibridi nel profondo potrebbero non fidarsi degli altri e armarsi di una lingua ben tagliente. Di statura, gli ibridi di goblin possono essere bassi per gli umani e di solito hanno una corporatura minuta, con braccia e gambe che potrebbero sembrare troppo lunghe rispetto alla loro altezza. Gli ibridi di goblin potrebbero comportarsi in modo offensivo, come dare mostra di sé con linguacce e facce buffe. Hanno delle doti di elasticità da atleti, che consente ai loro corpi e ai loro volti di contorcersi in molte forme diverse, alcune delle quali potrebbero sconvolgere anche l'impassibilità di un elfo reale. Per quanto riguarda le relazioni, gli ibridi di goblin potrebbero cercare schiere di partner sessuali molto attraenti, perché si ritengono di essere tutto fuorché belli e spesso si sentono non amati e incompresi. Tuttavia, lo scopo della loro vita è di sviluppare la lealtà, di essere più gentili e di impegnarsi nel restare fedeli a qualcosa o a qualcuno, anche quando è noioso. Queste sono tutte qualità che gli umani ammirano, ma che noi non consideriamo elevate nel mondo elementale. Pertanto ci vuole una forte volontà affinché gli ibridi di goblin mettano in pratica questi valori. Comunque, avendo più forza di volontà nel seguire la loro strada di molti altri elementali, i goblin possono orientarla al raggiungimento del loro scopo evolutivo nella vita. El. Gli El sono creatori a pieno titolo che stanno aiutando la Terra a diventare un pianeta cosciente. Gli ibridi di El che si sono incarnati nell'evoluzione umana potrebbero ricordare la loro eredità divina, oppure non averne memoria e dover tornare a far evolvere la loro coscienza, proprio come stanno facendo gli ibridi di altre razze. Gli El, una razza molto più antica degli umani, hanno completato la propria evoluzione per diventare creatori coscienti su Sirio, il sistema stellare più luminoso del firmamento terrestre. Una volta completata la nostra evoluzione in un sistema solare, lo spirito potrebbe chiederci: aiuterai un'altra razza ad evolvere? Gli El, alcuni ma non tutti, hanno deciso di aiutare a formare la Terra e tutti i suoi abitanti. Molti di loro sono su questo pianeta dalle origini, quando la Terra era soltanto una bolla di gas. Altri sono arrivati in seguito. Sebbene potreste non avere familiarità con questa razza, ci sono testimonianze che documentano che le primissime culture umane li conoscevano. Nei testi ugaritici, da cui derivano le storie bibliche sia ebraiche che greche, la divinità suprema viene chiamata El, che significa Dio. È lui la massima autorità in ogni questione, umana o divina. Uno dei suoi titoli era Ab Adam, che significa padre dell'umanità, ed era il creatore di tutte le cose create. El veniva descritto come una sorta di divinità anziana misericordiosa, e sebbene non interferisse negli affari quotidiani, risolveva le dispute che gli sottoponevano altri dei. Si riteneva che la sua dimora si trovasse nella zona del Tigri e dell'Eufrate, che in seguito divenne la regione di Sumer. In molte delle nostre culture antiche, gli umani hanno trattato gli El come dei. Due delle principali divinità egizie, Iside e Osiride, erano El che arrivarono da Sirio attraverso Atlantide per fondare una colonia in Egitto. Nella mitologia egizia si racconta che Iside e Osiride portarono la civilizzazione all'umanità, insegnando ai primi umani l'allevamento e l'agricoltura. In origine gli El non si incrociavano con gli umani, ma hanno vissuto come ibridi tra gli umani dagli ultimi tempi di Lemuria e di Atlantide. Molti di questi ibridi fecero voto di rimanere sulla Terra fino a quando tutti gli esseri sarebbero stati illuminati e per contribuire a questa evoluzione. Gli El, in quanto razza, sono potenti nel primo raggio, quello della volontà. Nella loro evoluzione su Sirio hanno utilizzato la volontà per dedicarsi al divino e come ibridi possono sentire una chiamata altrettanto forte in questa direzione. Essendo dotati di libero arbitrio, gli El hanno dovuto imparare l'autocontrollo e la disciplina per non usare la propria volontà a scopi egoistici e da ibridi di solito mostrano gli stessi tratti distintivi. Potrebbero essere considerati severi, intransigenti e perfino duri sorveglianti nella loro suprema dedizione al conseguimento degli obiettivi del creatore. Gli ibridi di El di solito mostrano queste caratteristiche perché sono molto concentrati su quello che considerano come un loro obiettivo e sul modo più efficiente per raggiungerlo. Grande energia, concentrazione e impegno, le qualità del primo raggio della volontà divina sono necessarie per creare una forma da qualsiasi nuova idea. Ecco perché i capi delle nuove correnti di pensiero e delle nuove tipologie di organizzazione hanno le caratteristiche dei trascinatori. Questo vale per le persone che possiedono qualità che si potrebbero trovare in un ibrido di El, come Madre Teresa, Martin Luther King e Nelson Mandela.
Alcune persone imparano a lavorare con il primo raggio anche se non fa parte della loro natura, che invece è una forza innata degli ibridi di El, i quali possono insegnare agli altri a utilizzarla. Gli ibridi di El furono attratti verso il mondo materiale e l'esperienza dei sensi perché il loro talento è costruire forme. Questi ibridi impararono a utilizzare la luce e l'energia per manifestare quello che volevano nelle frequenze più basse della forma. Hanno anche sviluppato una coscienza di sé più forte e le qualità di amore e compassione che derivano dallo stare sulla Terra. A volte gli ibridi di El hanno delle difficoltà perché sviluppano un attaccamento alla sensualità e ai piaceri superficiali, come i possedimenti materiali e patrimoniali. Un'altra loro difficoltà è un preponderante senso di legittimazione a meritarsi a pieno titolo queste cose. Si tratta di un'arroganza basata su memorie inconsce o magari coscienti dei grandi esseri che erano una volta. Attraverso un inappropriato amore di sé possono esagerare la propria unicità ed esclusività, dimenticando che adesso fanno parte della totalità dell'esistenza. Se in questo senso hanno dei problemi, è importante che imparino l'umiltà e che esercitino su di sé un controllo rigoroso. Hanno una forte volontà e uno spirito pioniere nell'iniziare cose nuove e se sono spiritualmente sviluppati, dedicano la propria risolutezza ad aiutare gli altri. Gli ibridi di El sono principalmente mentali, a differenza di quelli di Angelo che tendono più alle emozioni, ai sentimenti e alla devozione. Si interessano alla creazione di forme, organizzazioni, libri e sistemi che funzionino a dovere. Hanno una chiara visione e la capacità di conoscere intuitivamente la verità. Hanno anche un chiaro senso di scopo, direzione, dedizione e consacrazione, qualità che spesso vengono apprezzate nei guerrieri. In termini umani, danno proprio la sensazione di essere dei guerrieri. Questo non significa che gli ibridi di El manchino di amore, più di quanto gli ibridi di Angelo manchino di saggezza. Gli ibridi di El dimostrano il proprio amore principalmente attraverso il loro incrollabile impegno nel servire la volontà divina. Più simile all'amore impersonale di un sacerdote che a quello tenero degli ibridi di Angelo. Spesso gli ibridi di El sacrificano le relazioni personali per servire lo spirito, cosa che non sempre avviene per gli ibridi di Angelo. Gli ibridi di El potrebbero essere attratti dagli ibridi di Angelo per imparare la compassione e la gentilezza e allo stesso tempo per insegnare loro il discernimento e il distacco. Ecco perché Gesù, che insegnava l'amore, è probabilmente di discendenza angelica, mentre Gautama Buddha, che insegnava la saggezza, potrebbe essere un discendente di El. Entrambi questi sentieri dell'amore e della saggezza sono necessari per diventare un creatore. Spesso un individuo cambierà percorso tra amore e saggezza nel corso di una o di molte vite, per equilibrare queste due qualità nella propria evoluzione. La lista di ibridi di cui Tanis parla in Hybrids è ancora molto lunga. Io però mi fermo qui e vi invito a cercare nel libro il tipo di ibrido cui forse appartenete. Buona settimana!